Durante la puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello VIP, l'opinionista Adriana Volpe ha avuto un confronto con Alex Belli, che è stato accusato di non essere realmente sposato con Delia Duran perché entrambi non sono ancora divorziati. Lo scontro si è fossilizzato solo sul matrimonio dell'attore, che sentendosi attaccato senza possibilità di replica, ha tirato in ballo il matrimonio dello schermidore Aldo Montano. «Noi volevamo sigillare il nostro amore, c'è però chi si sposa in Tibet, Montano per esempio che si è unito con Olga con un rito in Siberia, allora nemmeno lui è sposato?» Lanciando di fatto una provocazione al veleno ad Aldo, col quale non ha mai avuto un buon rapporto dopo la violenta lite di qualche settimana fa. Inizialmente, Alex aveva spiegato ad Adriana di aver voluto sposare Delia con un rito particolare. «Abbiamo sentito l'esigenza dopo questi anni duri di celebrare un matrimonio religioso per noi», ha spiegato Belli non convincendo però nessuno. E Alex a quel punto ha deciso di tirare in ballo Aldo Montano che vedendo la scena si lanciava in segnali di insofferenza. Ma la Volpe non solo non ha colto la provocazione del concorrente ma ha continuato dritta nelle domande su Delia e sul fatto che neppure lei sia divorziata dall'ex. Una volta che l'opinionista ha finito, Alfonso Signorini ha dato la parola proprio ad Aldo che ha potuto rispondere alle accuse di Alex, dicendo che lui è sposato oltre che con il rito russo ortodosso, anche con quello civile italiano e quindi in maniera assolutamente legale e legittima per lo Stato.